Buongiorno ragazzi, stamane vi porto in un posto speciale. A me piace un casino viaggiare, sono una persona curiosissima e in questo istante sono passata dal Lago Maggiore, che è un lago che adoro in assoluto. Perché ti perdi a guardare i miei occhi che io mi sento. È una figata ragazzi. Questa è la mia borsa, è la mia inseparabile borsa. Per trovarla ci ho messo un sacco di tempo, circa 2 anni, l'ho trovata a Firenze. È molto piccolina, però ci sta tutto dentro, tutta me stessa. Parto dalla cosa fondamentale, che sono questi adesivi. Praticamente questi adesivi pubblicizzano l'uscita del mio nuovo singolo. Dove passo? Io faccio colazione, merenda, attacco il mio adesivo e me ne torno a Bologna. E ci sarebbe l'auricolare del mio telefono, perché a parte che non voglio prendere le multe, ma è soprattutto perché io sono molto al telefono e dopo mi fa male la testa, e questo è il telefono dove praticamente c'è la mia vita. Un'altra cosa importante è questa, il mio iPod. Qui dentro, dopo che io registro le mie canzoni, mi riascolto durante il viaggio, durante quando sono per la strada. Poi ho punti di svista. Cosa vuol dire? Diciamo che ci sono 3 modi di vedere le cose: senza lente a contatto, con le lenti a contatto e con gli occhiali. Io preferisco tante volte non avere niente di queste 2 cose, né occhiali né lenti a contatto, perché riesco a sentire meglio me stessa e riesco a dire la verità qui senza pudori, ecco. Cos'è questo? Questo è il mio rosario, che io di solito metto sempre quando canto, quando faccio i miei concerti, e questo è il simbolo per me della fede, della forza e anche dell'umiltà. Quando tengo in mano questo mi dà dell'energia, mi carica più di un consiglio di un amico. Questo è il libro più bello e più importante che ho, che è il Vangelo di Maria Maddalena. Maria Maddalena per me rappresenta la prima donna rivoluzionaria nel mondo, cioè la più tosta in assoluto. Poi dopo ve la tiro fuori tutta, perché non è che poi c'ho tante altre cose, però c'ho un po' di confusione, c'ho un fogliettino dove scrivo le robe, la chiave della macchina, un po' di spiccioletti e soprattutto la mia penna che mi serve per scrivere le canzoni. Andiamo su. Cioè, no. 32 anni d'attività. Che sfortuna!